Allora, è piena di refusi il testo, quindi se lo prendete, prendetelo con grande cautela, perché insomma è scritto in modo molto sciatto, con quella dignitosa superficialità che contraddistingue noi critici, no? Cioè, dobbiamo per forza essere superficiali, ma cerchiamo di farlo in modo dignitoso. Allora, ringrazio naturalmente Paolo, Massimo, Maria Grazia, Guido, i teatri di Sardegna e lo Stabile di Prato per questa occasione, perché insomma ho fatto i compiti, ho studiato per venire qua, come dire, modestamente preparato su questo tema, che è un tema molto curioso. Allora io leggerò in qualche modo, ma insomma, cerco di non essere noioso, e leggerò queste considerazioni, che sono considerazioni generali, appunto, sono anche generalizzazioni. Quindi abbiate pazienza, perché a volte magari faccio dei passaggi in modo molto sbrigativo e molto superficiale, quindi non vorrei offendere nessuno, sì, non vorrei offendere nessuno, tantomeno i presenti. Allora, generalizzazioni, considerazioni e qualche domanda sulla parte, nella parte finale. E sono molte le domande che vengono da questo convegno, fin dal titolo, da questo titolo curioso, Compagnia Stabile e Affinità Elettive. Allora, lasciamo da parte Goethe, no, le affinità elettive, magari poi ci torneremo, ironicamente chiamato in causa, e ci dedichiamo alla prima parte, alle compagnie stabili. Allora, la premessa è necessaria: 150 anni dall'Unità d'Italia, e vale la pena ricordare le sorti della Compagnia Reale Sarda, no? La prima compagnia stabile. Sin da allora, dalla Compagnia Reale Sarda, il Parlamento si occupava in modo con querelle abbastanza divertenti, abbastanza curiose, delle sorti del teatro. Oggi abbiamo visto che basta l'apparizione di Madonna Muti, no? Sì. Vabbè, insomma, mi sembra, guarda, tanto ci sentiamo, dai. L'apparizione di Madonna Muti per far tornare Tremonti sui suoi passi, per reintegrare il FUS, insomma, questa la dice lunga anche sulla serietà di linea politica del nostro governo. Comunque, insomma, non parlerò dei tagli, della crisi, della cultura e dello spettacolo. Naturalmente aderisco pienamente a tutti i movimenti di protesta che ci saranno anche in questi giorni, nonostante lo sciopero sia rientrato, movimenti di protesta contro questo governo, forse anche contro i precedenti governi e magari anche contro i futuri governi, insomma, prepariamoci, no? Perché non è detto che insomma le cose cambieranno. Allora, la domanda è: può una compagnia stabile dare una nuova forma agli ormai consunti teatri stabili? È un cambiamento di sostanza e di sistema, come auspicano naturalmente Mimma Gallina e gli promotori dell'incontro, o è solo una tirata lucida, un po' di botulino messo nelle rughe, no? Un po' di stucco per rendere più interessante queste strutture? È buffo notare, e questo lo potete verificare, sicuramente l'avrete verificato, che negli ultimi anni tutti o quasi i nuovi direttori di teatri stabili appena nominati abbiano connotato le prime conferenze stampa con l'annuncio di una compagnia stabile. Tutti quanti arrivano al teatro e dicono: facciamo la compagnia stabile. Annuncio presto smentito dai fatti o caduto nell'oblio. I tentativi reali e concreti sono stati molto pochi e di corto respiro. Allora, riflettiamo su alcuni passaggi, farò un piccolo excursus diciamo storico-critico. E partiamo dal teatro come servizio, dall'eterno mito del teatro come servizio pubblico, lo slogan che dobbiamo indifferentemente a Jean Vilar o a Paolo Grassi. Nando Taviani nel 1979 scriveva: la storia del teatro come servizio può essere studiata come storia dei tentativi e dei progetti per la liturgizzazione del teatro. Quante volte nei progetti di riforma teatrale si è stabilito un teatro cattedrale con il compito di incarnare il culmine dell'arte teatrale e di dettare gli schemi per i teatri parrocchiali periferici? Quello che Taviani denunciava era la riduzione all'unità dei teatri, della loro struttura interna, del repertorio, degli stili e del rapporto con il pubblico. Continua Taviani: gli schemi dell'organizzazione liturgica sono gli unici che si offrono costantemente agli ideologi. Questo era il 1979, quando cercano di programmare l'atto pubblico del teatro e una sua ben definita funzione della società. A questi schemi si sono poi aggiunti quelli della organizzazione partitica,
ma dietro l'angolo non c'è un altro teatro, ma un'altra liturgia, oppure un altro partito. Il teatro come servizio sbocca in una liturgia della parola. Gli ideologi teatrali, separati dal teatro materiale, possono programmare e prevedere solo ciò che a loro appartiene, quindi la liturgia della parola. Molto ovviamente è cambiato dal 79 ad oggi, Taviani naturalmente lo sa, in nota a questo testo pubblicato, poi ripubblicato qualche anno dopo, in qualche modo prende anche le distanze. Però non possiamo non partire da quella pagina, da queste pagine, ricordando quanto l'idea del teatro come servizio pubblico, il famoso claim pubblicitario, il teatro d'arte per tutti, no? È ancora pregnante e ha pesato come un macigno fino a poco tempo fa. Però dobbiamo considerare molto laicamente che il teatro è un servizio prevalentemente per chi lo fa. Arrivando alla direzione del piccolo, Luca Ronconi, in un breve articolo, sanciva, un articolo mi pare del Corriere della Sera, ve lo chiedeva Mimma Gallina, Repubblica, ecco, perfetto, 2006, grazie, sanciva la fine del teatro pubblico, inteso come appunto pubblico servizio, ossia quella linea imposta da Grassi, Streller, fin dal 47, e poneva la questione della promozione del teatro pubblico a valore. Il cambiamento è sostanziale, da servizio a valore, da promuovere quindi e sostenere in quanto tale, non come elemento fondamentale, ossia utile, alla società. Questo scuotimento, non solo semantico, chiude con la cultura propugnata da Grassi al servizio della collettività, formula tramontata che si legava a ideali divulgativi, pedagogici, anche didascalici, sostenuti da intenti di diffusione e democratizzazione del sapere ormai inattuali. Non è un caso che tale spinta ebbe un sussulto e un'apoteosi in quel miracolo tutto italiano che fu il decentramento, molti di voi lo conoscono benissimo, alcuni l'hanno anche fatto. Renato Palazzi ricorda in un recente articolo che quella tendenza cominciava già a vacillare nel 1972, altra data simbolica, quando Streller è tornato al piccolo dopo la breve esperienza militante di Teatro Azione e ha cominciato a fare del primo stabile italiano un'entità produttiva segnata solo dall'estetica. È un passaggio che mi sembra molto significativo questo. Il piccolo, come nel 47, nel 72 segnava una nuova strada. Se prima era un teatro d'arte per tutti, sanciva formalmente la divina assolutezza del regista. È noto che gli stabili sono sempre stati molto, forse troppo, legati all'ascesa e al trionfo della regia, ma oggi che assistiamo a un declino generalizzato della regia intesa come segno forte, no? Adesso la regia, se possiamo definire la regia debole in tanti modi, ma ci tornerò tra poco, qualcosa deve cambiare. Dice ancora Palazzi, a fronte del declino di teatro di regia non possiamo non notare l'assestarsi di altre forme di linguaggio, di altre modalità, di un cambiamento radicale del canone teatrale. Non sto a fare esempi, li conoscete benissimo, e cito solo di passaggio il teatro post-drammatico, teatro teorizzato da Lehmann in un libro di 10 anni fa, di cui si inizia a discutere solo oggi in Italia, con grande ritardo rispetto al resto dell'Europa. E dunque gli stabili appaiono al massimo come contenitori, più o meno vivaci, aperti, di cose che nascono altrove. Tipico l'esempio del piccolo di Milano, al di là delle grandi produzioni di Ronconi, però è un grande magazzino di contenitori dove puoi trovare di tutto. Allora, a cosa servono gli stabili? Perché vale la pena tenerli aperti? In genere, i teatri stabili, queste sono generalizzazioni, quindi non vi offendete, in genere non propongono spettacoli migliori di quelli di altre realtà. Al contrario, e questo lo sottolinea ancora Renato Palazzi, se ne restano ancorati a uno schema di grandi produzioni ormai superato. Non sono dediti alla tutela della tradizione, del classico, del grande repertorio nazionale. Salvo rare eccezioni, e gli esempi li possiamo fare, penso all'Ert, penso alla Contemporanea dello Stabile Torino, penso a Prato, qualche apertura a Napoli, qualcosa a Catania adesso, e non favoriscono politiche di rinnovamento, non producono novità.
Anzi, le programmazioni sono spesso generalmente in ritardo, affannate, decisamente provinciali rispetto alle tendenze internazionali e difficilmente rispondono al nuovo pubblico, salvo anche qui eccezioni. Poi se lo andiamo a dire a Genova ci dicono no, ma noi facciamo i giovani, facciamo tutto, abbiamo le nuove zone, quindi sono pronto a essere smentito. Abbiamo detto che gli stabili sono passati da servizio a valore e quindi in questo senso devono ritrovare un profondo ruolo per la propria esistenza. L'altra cosa che abbiamo detto è che il teatro di regia sembra essere fondamentalmente ridimensionato rispetto a nuove e diverse pulsioni creative. Ma il sistema teatrale italiano comincia a reinventare, a gestire questi mausolei, se il sistema teatrale italiano rinuncia a reinventare, a gestire questi mausolei che sono i teatri stabili, questi camposanti più o meno polverosi, abbiamo veramente perso. Quindi sono qui a difendere paradossalmente i teatri stabili. Sono baluardi screpolati, ma riconoscibili, torrioni cadenti eppure eleganti, marchi di fabbrica, conosciuti, consunti, ma capaci di ricordare passati più o meno illustri. Sono fossili, ma di storie condivise. Insomma, sono quel che resta, assieme a tanto altro, naturalmente, e quel che è riconoscibile. La caratteristica degli stabili è che sono la principale traccia, in fatto di teatro, che può essere interpretata dalla stampa nazionale e da chi non si occupa di teatro. Ad esempio, tutti quelli, quella grande maggioranza che ha votato Berlusconi, che ha accettato il berlusconismo e che hanno portato il paese alle famose 3 I, che io declino come imbecilli, incompetenti e iperattivi. Chi si occupa a vario titolo di arte, teatro e cultura ha perso. 25 anni di Mediaset hanno ottenuto più risultati di 2500 anni di teatro politico. I cittadini non sono migliorati. Non c'è catarsi alla fine al massimo c'è la pubblicità. E allora siamo rimasti una minoranza, siamo pochi, una minoranza sconfitta dalla maggioranza. Questo è un tema a me molto caro che ha lanciato Goffredo Fofi in un suo libro molto bello. Siamo una minoranza, non siamo migliori, non siamo neanche orgogliosi ormai di essere una minoranza. Siamo pochi, siamo spaventati, no? Siamo senza una lira, poveri. E allora forse dobbiamo tenerci aggrappati a questi torrioni, no? A questi vecchi teatri, a queste vecchie insegne, no? Rivendicarli, combattere per loro, anche se non li condividiamo.